C'è una valle in quel di Verona, la Val di Lasi, e c'è un'azienda vinicola in fondo alla valle che lavora e trasforma uva pregiate in una moderna cantina. E ci sono lì due fratelli, Franco e Natalino, che dirigono l'intensa attività con passione e professionalità, premiata più volte a livello nazionale e internazionale. E come evidenzia la copertina del sito web, sono orgogliosi di portare avanti da quattro generazioni un'unica passione: produrre vini inconfondibili, biologici al 100% sicuramente, ma non solo. Franco e Natalino sono anche diversi rispetto agli schemi abituali nel modo di concepire il ruolo di un'azienda nei rapporti con il territorio nella quale opera. Una dimostrazione di ciò è anche l'evento creato nel mese di dicembre 2013 che adesso andiamo a raccontare. Ecco, ci troviamo qui nella cantina dell'azienda vinicola Fasoligino, dove è in corso una iniziativa dal nome significativo, la Cantina delle Bontà, con numerosi espositori di prodotti alimentari, genuini, di ottima qualità. È un evento promosso dai titolari Franco e Natalino, che mettono a disposizione spazi, mezzi e personale. Allora chiediamo a Natalino: com'è maturato questo progetto di condividere con altre realtà economiche gli spazi e i mezzi aziendali in un fine settimana, quando solitamente si va a riposare, giustamente? Tutte le piccole aziende hanno bisogno di unirsi per creare un qualcosa di visibile, no? Allora, noi siamo già un'azienda a livello familiare, produciamo vini da quattro generazioni. L'appoggio che abbiamo ricevuto come richiesta da parte di piccoli produttori di formaggi, di salumi, di saccati di vario genere, è stato di unire le due forze, vino e cibo. E ormai è un po' un trainer per l'Italia, penso, no? L'enogastronomia. Solo che molte piccole realtà, per farsi conoscere, hanno bisogno di creare gruppo. Creare gruppo però non è semplice, c'è bisogno di qualcosa che aiuti questa creazione. La cantina è un punto dove esiste già una clientela abituale che viene, e quindi è un cliente nostro affezionato che a volte è anche incuriosito da altre realtà, no? E quindi avere all'interno dell'azienda 15 piccoli produttori che possono incontrare un pubblico nuovo, esporre le proprie esperienze, parlare dei propri prodotti, è una filosofia che ci aiuta a portare avanti le piccole realtà. E queste sono realtà a livello veramente familiari, no? Di una o due persone, un pastore dell'Abruzzo, produttore di paste dalle Marche, un'altra piccola realtà di Mantova, che da soli non potrebbero arrivare ad un pubblico più vasto, no? E quindi abbiamo unito, da parte nostra è un po' un aiuto che diamo a loro, perché devi fermare le persone il sabato, la domenica, il venerdì, cioè ognuno ha i propri impegni, no? Quindi fa parte un po' della nostra filosofia cercare collaborazioni e aiutarli. Qualcuno di loro è già biologico, come lo siamo noi, per cui porteremo sempre avanti la nostra filosofia del biologico, non solo del vino, ma anche di altri. Non è sempre un problema di denaro e di business, no? C'è anche un'etica nel lavoro. E qua entra proprio l'etica della collaborazione, nel condividere le cose assieme. E con la bella premessa di Natalino andiamo ora a incontrare alcuni espositori di queste bontà. E così, e così, e così, e così.
qui oggi a rappresentare questa azienda, i Frantoi Re d'Oro. Questi Frantoi Re d'Oro hanno l'olio extravergine di oliva, tutto del territorio, quindi ci troviamo con prodotti di alta eccellenza. Quindi, come potete vedere, tutti i prodotti che vengono qua dalle colline. Sì, dalle olive a tutti questi prodotti sono tutti sotto olio extravergine di oliva. Anche le olive, come potete vedere, queste sono le uniche in Salamoia, le olive nostrane qua, anche queste del territorio. Poi logicamente i vari oli d'oliva per cercare di dare un aiuto alle massaie, soprattutto alla donna che lavora, quindi abbiamo già l'olio d'oliva pronto, aglio, olio, peperoncino per fare magari la spaghettata di mezzanotte quando arriva a casa il gruppo di amici dei figli. Poi abbiamo già pronto l'olio d'oliva al limone, extravergine sempre con un olio, che questo va bene magari un'orata al forno, un branzino, con questo olio è eccezionale, lo esalta. Infatti questo olio serve principalmente per esaltare i cibi. Avendo il prodotto eccellente, il cibo viene esaltato, quindi poi è digeribilissimo, fa bene alla salute, soprattutto alla pelle, ricco l'oliva è ricca di vitamina E, quindi importantissima, perché ringiovanisce. Quindi poi per il fegato, per l'intestino, per i reni anche, è antiossidativo, quindi fa bene anche per problemi anche di circolazione. A questa cantina che ci ha ospitati in questa... Sì, infatti è stata una bella iniziativa. Sì, è stata una bella iniziativa, mi hanno detto che è il primo anno che lo fanno e per me è la prima volta che ci vengo e ho avuto anche soddisfazione, perché ho avuto persone interessate al prodotto, interessate a quello che si può produrre con le olive, non solo olio, quindi anche queste creme di olive nere o creme di questo. Quindi ho avuto tanta soddisfazione da persone che non conoscevano i prodotti, che hanno voluto degustarli e assaggiarli. È il signor Rotolo Gregorio. Rotolo Gregorio, e mi sembra che viene dall'Abruzzo. Sì, vengo da Scanno, un paesino in provincia dell'Aquila. E 1500 anime, 2000 anime siamo, però ci abbiamo tanti pascoli, tanta tradizione, ci abbiamo circa 14.000 ettari di pascolo, solo pascolo, solo montagna, stiamo a 1300 metri anche d'inverno, ci abbiamo un allevamento biologico di 1500 pecore, 40 vacche, 100 capre e facciamo questi formaggetti. Pare che la gente li apprezza e tutti quanti. Anzi, sono quattro tipi di pecorini quelli là. Che sono un semistagionato, uno stagionato e un pecorino. Sotto questo è una particolarità. Questo è un pecorino stagionato sotto crusca in assenza di aria. E c'ha 2 anni e mezzo. Però abbiamo sempre lavorato nel prodotto, il negoziante di prodotti bio, perché delle volte vai a proporre ma poi con i prezzi, perché la produzione del biologico poi dopo, se la fai bene, produci un terzo di quello che dovresti produrre effettivamente in un allevamento convenzionale, allora i prezzi lievitano un attimino e il negoziante è un po' restuo a proporre un prodotto di questi qua, perché dovrebbe ricaricare. Non so, sì, perché i carichi sono alti. Porto qua la roba. Sono due le vacche. Quali? Le vacche sono due. Sì, abbiamo 1500 pecore, 40 vacche e 100 capre. Vieni. Appena adesso ti... Però forse appena adesso ti... Un attimo che mangio. Appena non... Sei in arpeggio. Allora, sempre all'interno della manifestazione della cantina del gusto abbiamo trovato la signora Claudia che viene da Campo Fontana, un paese qui delle nostre montagne, e vediamo qui i formaggi e dei salami che vogliamo chiedere alla signora, no, il nome della sua azienda. La Casara di Boraccia di Pagani Elio e Cesare. La Casara Boraccia. Sì, Elio è mio papà, Cesare è mio fratello. Ecco, la vostra produzione cos'è? Con cosa consiste? Allora, consiste nel formaggio principalmente, prodotti sia stagionati, freschi, facciamo anche ricotta, burro e formaggi tipo Monteveronese, dal fresco a stagionato.
poi prossimamente, quando man mano che ci allarghiamo, potremmo mettere stracchino, mettere e variare di più i prodotti. Mi diceva che è un'azienda molto giovane la vostra. Sì. Ma come prima di questa attività cosa... Avevamo azienda agricola, quindi abbiamo sempre prodotto latte. Ma quindi non avevate caseifici? No. Io ad esempio non so neanche come fare il formaggio. Ho imparato perché sono andata a studiarlo. Io ho studiato ragioneria e adesso sto facendo formaggio, che non c'entra, però la ragioneria serve comunque per questo. Cos'è? La vostra è un'azienda biologica? Esatto, sì. Certificata, quindi? Sì, certificata dalla BIOS. I vostri prodotti dov'è che si sono a trovare? Allora, viene a casa mia, allo spazio che ho. Attualmente forniamo solo che un negozio a Madonna di Campagna. E poi facciamo queste manifestazioni. Se qualcuno mi chiede di dare il prodotto o altro negozio, siamo ben vicini. Allora, sempre all'interno della manifestazione, la cantina del buon gusto, stiamo facendo un giro tra i vari espositori e qui abbiamo un signore che viene dalle Marche. Dalle Marche, vero? La pasta di Aldo. Sì. È il nome della sua azienda questa? Sì, è il nome della mia azienda. Ecco, la particolarità della sua azienda, perché io qui, sono sincero, vedo dei prodotti che in commercio non li vedo tanto facilmente, non lo so. Forse sono prodotti titolari che fate voi nella vostra azienda o... Ma la particolarità di questa azienda è che il prodotto è molto mercato, cioè noi non abbiamo sufficiente prodotto per far sì che sia un prodotto di massa. Noi lo espiamo e lo vendiamo in Italia e all'estero nei posti di nicchia, cioè nei posti di assoluto gusto, nelle eccellenze. È talmente richiesto che non riusciamo a contentare tutti, quindi per noi è difficile venderlo nei negozi alimentari o nei supermercati così semplici. Vanno nei posti dove la gente cerca le particolarità assolute, ecco. Questo è perché questo prodotto noi l'abbiamo fatto per, lo facevamo per hobby, non avevamo interesse di fare un'azienda circa 15 anni fa. Poi ci è sfuggito un po' di mano e ci siamo trovati oggi all'azienda per gestire, ma è particolare, quasi l'80% della sua lavorazione è a mano. Quindi la nostra azienda è composta da 7 donne, più io e moglie, che lavoriamo questo prodotto. Ogni tipo di pasta, voi vedete, ha dei grani particolari, una lavorazione particolare. Tutte queste caratteristiche fanno sì che questo prodotto, quando si mangia, lo si serve, ha l'essenza proprio che deve avere la pasta, cioè che quando cuoce assorbe tanta acqua, quindi fruttando nella cottura, è facilmente digeribile. Quando lo si cuoce, lo si salta in padella, non scuoce assolutamente, assorbe il sugo in una maniera strepitosa. Si mette nel piatto, rimane costruito, non si schiaccia. Questo è un po', noi non è che lo facciamo perché abbiamo inventato qualcosa, è perché facciamo la pasta come si faceva prima dell'era industriale, cioè quando la pasta all'uovo veniva fatta con maniere molto particolari, cioè c'era tempo, c'era la manodopera, c'era tutto a disposizione. Noi la facevamo per il nostro piacere di farlo, adesso vedendo che c'è mercato lo portiamo in giro, ma anche come un fatto di testimonianza di cultura di una zona dove provengo io, dove pasta all'uovo si fa in casa ancora tuttora e quello, poi il risultato lo vedete qui. Storia dal 1937 e adesso prosegue la terza generazione con Marco che è qui presente e praticamente negli anni abbiamo un po' evoluto l'attività specializzandola anche nella selezione di prodotti alimentari di eccellenza, perché nel mio piccolo angolo di vendita ritenevo opportuno che fosse più logico, visto la grande distribuzione che vende prodotti ovviamente di grandi aziende. Noi abbiamo rivalutato il discorso di aiutare l'artigianato alimentare, di proporre quelle piccole produzioni che sennò andavano a sparire.
e ci stiamo dedicando anno per anno a trovare fuori e anche puntualizzo i più piccoli artigiani, dai formaggi ai salumi alla pasta ai sottogli e quant'altro che esistono in Italia per il momento, e anche qualcosa di specialità estere, comunque sempre sintonizzate sugli artigiani alimentari. Ecco, mi accennava prima il fatto che la differenza tra l'attività di una grande distribuzione e quella dell'andare in un negozio, il negozio magari non ha tutti i prodotti, tutte le possibilità che ha la grande distribuzione, però una cosa che gli dà valore, dà un valore aggiunto, è quello della relazione che si stabilisce con la persona. Io le chiedo, ecco, se ha notato questo apprezzamento da parte delle persone che frequentano il negozio, no? Perché vengono lì e non vanno alla grande distribuzione? Perché immaginano che trovano anche un ambiente, cerchiamo di così dialogando col cliente anche di creare un ambiente familiare, e quindi diventa anche magari un luogo così di incontro per scambiare due parole, oltre che il fatto di stare lì solo per vendere. Questo è anche un altro bel aspetto della bottega, che secondo me è anche quello che è la storia dell'Italia, la bottega e il contesto bottega dentro un centro, un paese, o e non chiudo il discorso così, che non servono parole in più. L'ultima generazione. Posso andare vicino? Sì, sì. La mamma qua vicino a me. Ecco, che ha ereditato dalla mamma. Esattamente. È bello vedere che c'è ancora che la storia continua. La storia continua, no? E sicuramente non finisce qua. Per rendere ancor più simpatica e attraente l'iniziativa La Cantina delle Bontà, i promotori hanno voluto dare spazio ad una mostra veramente interessante, dal titolo Le macchine parlanti. Si tratta di una collezione storica di strumenti di riproduzione del suono di proprietà del signor Battista Lino. Grammofoni, fonografi, preziosi rulli di cera, dischi in vinile, eccetera, riproducono brani famosi. È un tuffo nel passato romantico che ha caratterizzato la storia musicale italiana e non solo. Sentiamo cosa ci dice il signor Lino. Beh, la collezione è nata non con questi strumenti, purtroppo, è nata con le radio, i giocattoli, le radio, sono cose che da giovane non ho avuto. Poi crescendo, avendo la possibilità di comprare qualcosa, cominciato con delle radio e dei piccoli grammofoni giocattolo che avevo trovato in un mercatino, e lì riuscendo a riparare da solo, senza competenza, senza niente, però ci sono riuscito a riparare questo grammofono giocattolo, è partita questa malattia che dura da ben 35 anni. Ecco. Le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. Sono proprio d'antico, la carosella, la sogna. Piano piano giunge fino al cuore, nascono così le prime pelle, con i primi sogni d'oro, ogni cuore innamorato, si tormenta sempre più, tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Una moneta, praticamente siamo tra dei primi jukebox. Questo è un pezzo abbastanza raro da trovare. Al vento come
Dopo aver assaggiato gli ottimi vini, terminiamo questa piacevole visita alla Cantina delle Bontà con le suggestive note del brano Stelluti Salpinis, che invitano a superare gli ostacoli per arrivare a cogliere la bellezza delle stelle alpine. E questo evento è senza dubbio una stella alpina da mettere nel fitto albo d'oro dell'azienda vinicola Fasoli Gino. Auguri! Ma ascoltiamo prima la bella riflessione di Natalino. Come a questo abbiamo unito lavoro, etica e divertimento, perché deve anche essere un qualcosa di rilassante, dello stare bene assieme. Stasera ci sarà il brulè, il panettone, ci faremo gli auguri, un coro che canterà alcune canzoni a Natale, altre canzoni di repertorio, e festeggiamo anche il Natale con questa nuova realtà, diciamo.